Bentrovati amici e amiche appassionati di musica o semplici fruitori di un certo tipo di musica. Anche in questa puntata sarà al centro dell'attenzione uno stile, un argomento, un artista poco commercializzato e noi di Delta TV e del Pentagramma vogliamo dare il nostro contributo affinché se ne sappia di più. Parliamo oggi del Gypsy Jazz, detto anche musica manouche, ma un genere musicale jazzistico molto importante, molto rinomato, che ha una caratteristica, due caratteristiche importanti. Innanzitutto di non essere nato in America e l'altra di avere probabilmente un solo riferimento veramente importante che probabilmente molti di voi conoscono, che è Django Reinhardt. Ma per poterne sapere qualcosa di più, come vedete, ho invitato tre amici assolutamente qualificati, sia dal punto di vista tecnico, musicale, ma dal punto di vista culturale, perché questa è una musica che si affronta come tutte le musiche, come tutte le tradizioni musicali, ma questa forse in particolar modo con una certa cognizione di causa relativa alle motivazioni che muovono poi noi artisti, noi musicisti a esprimerci. E vi presento questi amici, sono Umberto Viggiano alla chitarra, alla mia destra, Franco Speciale all'altra chitarra e Umberto Calentini al contrabbasso. E per entrare subito così nel vivo della questione, una domanda a Umberto: quando nasce questo stile e ha delle peculiarità che in realtà lo possano mettere in evidenza subito la differenza dagli altri stili americani e quelli della stessa epoca? Sì, allora la musica manouche nasce ai primi del Novecento in Europa. Il suo più grande esponente è Django Reinhardt, che quest'anno compie appunto il centenario, quindi una data molto importante dalla sua nascita. Diciamo che la caratteristica più importante della musica manouche è il fatto che si caratterizza da una serie di contaminazioni, ossia c'è appunto il jazz americano, c'è la musica tradizionale gitana che ha una fortissima tradizione e c'è la musica classica. Infatti la musica di Django è ispirata alla musica di Debussy e di Ravel. Quindi tutto questo diciamo purpurri di contaminazioni fa sì che la musica manouche è una musica diciamo che all'ascolto è un po' diversa, ma è molto più vicina alla gente, diciamo anche italiana. Ad esempio nel sud Italia la tradizione della musica popolare è molto importante. Senti Umberto, scusami se ti interrompo, sì, perché non tutti i nostri telespettatori sono grandi esperti di musica. Mi piacerebbe subito, come facciamo in ogni puntata, dare l'idea di che cosa, sì, di che musica, perché è un sound che si è sentito spesso. Se non sbaglio c'è stato un film anche qualche anno fa che ha trattato accordi e disaccordi, in cui si sente un po' questo, sì, stile di Django Reinhardt. Anche Chocolate. Allora, cosa ci potete far sentire per entrare un po' nel vivo della questione? Il primo brano che andiamo a suonare si chiama Ungaria, è un brano composto da Django Reinhardt. Thank you.
invidio, eh? Un po' vi invidio perché una musica bellissima che ho anche cercato un po' di studiare all'epoca, poi ho preferito lasciarla a voi. Allora, un'altra questione di cui vorrei parlare è quella appunto di Django Reinhardt. Ma Django, ecco la domanda classica, chi era Django Reinhardt? E come mai è stato così determinante per la determinazione appunto di questo stile musicale? Django era uno zingaro, un nomade di origine Sinti, che provenivano dall'India. Attraverso poi vari viaggi stanziati in Belgio, lui è nato in Belgio nel 1910 ed è poi è morto nel 1953, quindi ha soli 43 anni. In quei 43 anni lui ha scritto praticamente un'infinità, ha registrato un'infinità di brani, ha lasciato quindi un'eredità molto molto ricca. E, velocemente, la sua peculiarità stilistica era quella di suonare con due sole dita, quella l'indice e il medio, aiutandosi poi col pollice. Come mai? Perché a 18 anni, sì, lui è nato come banjoista e poi a 18 anni, in seguito a un incendio scoppiato nella sua roulotte, perse l'uso delle due dita, quindi anulare e mignolo, che si attaccarono insieme, si rimasero attaccate. Per cui lui poi in quei 18 mesi di convalescenza dovette rifare tutta la sua tecnica, passò alla chitarra perché era uno strumento meno ruvido rispetto al banjo e quindi i suoi fraseggi poi sono ostici per noi che abbiamo tutte le dita a disposizione, sono ostici proprio perché fatti con due dita. Infatti, mi pare che ci siano dei fanatici in giro per il mondo che addirittura studiano la chitarra legandosi due dita per poter simulare perfettamente quelle. Sono vabbè, un po' follie, però inutili. Rispettiamole anche. Sì, certo. Senti Franco... Io non ci riesco neanche con quattro. Ah, benissimo. E un'altra cosa che volevo chiedere così brevemente, la tipologia di questa tipica formazione. Cioè sono due chitarre, poi un tipo di stile che poi lo ritroviamo nel rock negli anni 50, anni 60, perché nel jazz abitualmente non convivono quasi mai due chitarre, già è raro che convivano chitarra e pianoforte, però c'è un po' questa peculiarità. Ci sono altri strumenti che si vedono spesso in questo stile? Il violino. Quindi sono strumenti a corde essenzialmente, infatti il quintetto di Django erano due chitarre ritmiche, lui alla chitarra solista, Stefan Grappelli al violino. Ok, allora abbiamo un video di Django Reinhardt. Sì, con Stefan Grappelli. Lo vuoi presentare? Sì, è l'unico video dove si vede Django che suona in diretta, perché poi c'è qualche altro video, ma non è una ripresa mentre lui suona. Ed è con il quintetto du Hot Club de France, il quintetto suo più famoso, con Stefan Grappelli, Joseph Reinhardt alla chitarra, Roger Caput sempre all'altra chitarra e Louis Volat al contrabbasso. Thank you.
Come sempre questi video sono veramente magici. Ora abbiamo ascoltato un brano tranquillo, così abbastanza lento, ma in realtà Django Reinhardt, mi potete confermare, era un virtuoso, aveva una tecnica straordinaria. Ora, come vedete, anch'io ho preso la chitarra, perché è un po' la mia usanza, la bella e la brutta usanza dei jazzisti, di introdursi sempre nelle formazioni altrui, spesso solo per aver guadagnato una data in un locale. Allora no, mi farebbe piacere, anche perché c'è un brano che io suono da bambino, da prima che voi nasceste forse, o quasi, e si tratta di Nuage, che è il cavallo di battaglia di Django Reinhardt, una sua composizione bellissima, e vorrei suonarla con voi, da buoni jazzisti, senza averla provata, vediamo un po' che riusciamo a fare. Okay. Diciamo la tonalità almeno, sol maggiore? Sì, sì. Vai.